Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qua per portarvi sul canale un prodotto che è qua ancora da unboxare, è ancora chiuso, tutto sigillato, non l'ho ancora aperto appunto perché voglio fare un unboxing come al solito in diretta, nel senso che faccio proprio l'unboxing senza avere mai aperto la confezione per trasmettere le cose positive o negative che ho all'impatto del prodotto che vado ad unboxare. Quindi non vedo l'ora di unboxare questa scatola della Flashforge, un marchio molto conosciuto all'interno del mondo delle stampanti 3D, che ringrazio di avermi inviato questo prodotto da recensire perché ha sicuramente qualcosa di interessante. E il modello di cui vi sto parlando ragazzi è questo Creator Pro 2, la versione aggiornata e migliorata della versione Pro 1. Cos'ha di diverso questa stampante e cos'ha di davvero curioso che mi attira nel provarla? Che ha due estrusori separati, mentre nella versione Pro 1 avevamo sì due estrusori, quindi la possibilità di fare comunque una stampa con due filamenti diversi, qua sì abbiamo sempre due estrusori ma separati che lavorano in maniera indipendente, quindi si ha la possibilità di fare un oggetto con due filamenti diversi per tipo di filamento, per colore di filamento, ma anche di stampare due oggetti simultaneamente, lo stesso oggetto stampato da una parte con un estrusore di un colore e dall'altra stampato con per dire un altro colore o anche con uno stesso colore, quindi velocizzare il processo di stampa, e tutto questo ci dà un potenziale in più dal punto di vista della nostra creatività. Quindi ragazzi, davvero non vedo l'ora di unboxarla e soprattutto di provarla. Oggi ovviamente è solo un unboxing, vedremo cosa c'è nella confezione, scopriremo insieme come è fatta questa stampante e cosa ci danno all'interno appunto della confezione. Avete visto che è molto pesante, pesa più di 20 kg, quindi quando l'andate ad acquistare ragazzi sapete già che quando il corriere arriverà a casa vostra sarà un po' arrabbiatino. Quindi ragazzi, direi non perdere altro tempo e iniziamo a fare l'unboxing. Ok ragazzi, taglierino, dalla telecamera non so cosa vedrete perché comunque la scatola è molto alta, quindi va davvero vicino alla telecamera. Quindi ragazzi iniziamo. Vedete che è ancora tutta completamente sigillata, c'è ancora tutto lo scotch Flashforge, quindi andiamo ad aprire il tutto. Qua abbiamo il libretto di istruzioni e altre cose all'interno che guarderemo dopo quando abbiamo tolto la scatola, perché sennò non riusciamo neanche a muoverci. Ecco qua, qua abbiamo subito la stampante che andiamo a sfilare dalla scatola, se ci riusciamo. Oh, eccola qua, ragazzi è davvero una bestia, devo dire che a livello di ingombro tanta roba, assolutamente molto ingombrante, perché comunque come tutti i prodotti Flashforge loro le stampanti le hanno completamente chiuse, hanno la stampante che viene tutta chiusa da un vetro davanti, una cupola sopra, questo per poter stampare qualsiasi materiale, ma di questo poi ne parliamo dopo. Allora andiamo avanti a fare l'unboxing. Allora giriamo la stampante, è pesantissima ragazzi, pesantissima. Allora, cavo di alimentazione, poi spatola per raschiare le stampe quando si attaccano al piano, viti per fare quel poco di montaggio che comunque c'è da fare, quindi vite, cacciaviti, brugole, tutto quello che serve per manutenzione e montaggio, anche se da montare c'è davvero poco. Qua ancora brugole e viti per montare questi pezzetti. Dal punto di vista del montaggio ragazzi c'è davvero poco da fare, praticamente tutta assemblata, c'è appunto da montare due o tre particolari, ma e poi per il resto è già tutta assemblata. Allora continuiamo con cavo USB e questi oggetti stampati che non so dove andranno, lo scopriremo. E qua abbiamo uno stick di colla per mettere sul piano per stampare alcuni materiali. Poi direi che qua inizia la parte interessante. Allora togliamo questi che sono i supporti da fissare dietro dove andremo a mettere le bobine di plastica. Qua abbiamo i due estrusori, che quello che mi attira davvero nel provare appunto è questa, diciamo, particolarità di questi due estrusori che lavorano in maniera indipendente rispetto alla prima versione. Andiamo a togliere il polistirolo, direi che possiamo aprire lo sportello davanti, quindi andiamo a togliere le pellicole dello sportello. Qua abbiamo due bobine
che ci vengono date ovviamente comprese nel prezzo, da un chilo l'una, una blu, una bianca, tutte e due di PLA, e qua abbiamo la cupola che va messa qua sopra quando dobbiamo stampare materiali particolari che non sono il PLA ovviamente, ma l'ABS. Questo perché poi lo vedremo tra poco, ve lo spiegherò. Poi vi lascio il link in descrizione ovviamente di FlashForge, se volete dargli un'occhiata e se siete interessati a questa stampante. Andiamo a alzare il piano per sfilare il polistirolo, perché stavo facendo un macello in mano, perché se non alzo il piano probabilmente il polistirolo da qua non se ne esce. Ecco qua, il polistirolo l'abbiamo tolto. Poi qua abbiamo i blocca cinghia, via anche questo blocca cinghia. Adesso prendiamo le forbici e tagliamo tutte queste fascette che tengono bloccate ovviamente ogni movimento della stampante, appunto per il trasporto. Ma che fascettone che hanno messo, gigantesche, gigantesche. Sembrerebbe che abbiamo tolto tutto, via, via qua. Qua abbiamo i supporti dei due estrusori che probabilmente andranno messi così, Vedete che gli unici pezzi da montare, ragazzi, sono gli estrusori, che ovviamente vanno fissati con queste quattro viti. Ecco qua, quindi vanno solo fissati questi due estrusori e diciamo che dal punto di vista dell'assemblaggio c'è davvero poco da fare. Allora, il piano, ragazzi, di stampa, come tutte le FlashForge, non ha un grosso piano di stampa, appunto perché essendo stampanti chiuse, il piano di stampa rimane di 200x149x150 in altezza, quindi diciamo che a livello di dimensioni non è un grande piano di stampa, ma questo per tutte le FlashForge. Perché? Perché loro, ragazzi, puntano ad avere solo stampanti completamente chiuse, quindi hanno tutte un case che va a racchiudere la stampa, mentre siamo abituati a vedere la maggior parte delle stampanti completamente aperte. La loro filosofia è sempre stata ed è tuttora di avere la stampante completamente chiusa, quindi con uno sportello che sigilla davanti e con una cupola che sigilla la parte sopra. Questo perché? Perché per stampare alcuni materiali particolari, come potrebbe essere l'ABS, bisogna avere diciamo tutta la stampante completamente chiusa, perché all'interno si deve formare e mantenere un calore omogeneo, altrimenti l'ABS durante la stampa si deformerà. Quindi man mano che saliamo con l'oggetto che stiamo stampando, più l'oggetto è alto, più l'oggetto appunto si deformerà, mentre se creiamo questa camera con una temperatura omogenea e costante, l'oggetto non si deformerà. Quindi per stampare in ABS bisogna assolutamente avere una stampante chiusa. Ovviamente se stampiamo un oggetto alto un millimetro, no, ce la facciamo lo stesso, ma se iniziamo a salire di altezza ci vuole una stampante chiusa. E poi comunque dal punto di vista estetico le stampanti chiuse hanno comunque un loro fascino. E poi FlashForge ha sempre puntato sulla soluzione rispetto alle altre marche del movimento del piano, nel senso che qua non abbiamo il piano che scorre avanti e indietro, ma abbiamo il piano che sale e scende, mentre che va avanti e indietro è il carrello dell'estrusore che si muove a destra, a sinistra e avanti e indietro. Quindi questo è un'altra, diciamo, diversità, è un'altra filosofia costruttiva di stampante rispetto alla maggior parte delle altre. Quindi tutto questo ovviamente fa appunto diventare interessante provare una FlashForge, perché quando si ha filosofie di costruzione e di ingegnerizzazione diversa, è interessante provare appunto per fare un confronto. E poi ovviamente però, ragazzi, quello che vi stavo dicendo all'inizio, la parte interessante qua è il discorso del doppio estrusore che si muove in maniera indipendente. Allora andiamo a vedere cosa c'è all'interno del sacchetto che vi ho parlato e vi ho fatto vedere all'inizio. Abbiamo una scheda SD dove ci saranno già caricati dei file, dove potremo andare a caricare altri file di stampa, un manuale di avvio rapido, un cartoncino che è quello che ci serve per creare la distanza dal piano e l'ugello, quindi la distanza che è giusta da avere tra il piano e l'ugello, questo cartoncino. E qua abbiamo un piano adesivo di ricambio. Andiamo a vedere velocemente com'è l'avvio rapido. Ci serve questo sacchetto, che è quello che contiene le viti per fissare l'estrusore
o meglio gli estrusori, e per fissare queste due linguette metalliche che servono per andare a pulire l'ugello quando l'estrusore si sposta a riposo. Quando l'estrusore si sposta sul lato della stampante, queste due linguette vanno a sfregare contro all'ugello, che verrà così pulito. Allora, abbassiamo il piano per avere più spazio per muoverci con le chiavi e le viti, togliamo il coperchio che tanto adesso non serve e non serve neanche per stampare il PLA. Andiamo a mettere le viti. Ok ragazzi, abbiamo montato gli estrusori, adesso andiamo a montare i supporti delle bobine, che vanno messi ovviamente posteriormente, quindi andranno messi qua dietro, 1, 2. Adesso non ci resta che andare a montare sempre posteriormente i due tubicini che sono le guide per portare il filamento all'estrusore. Dopodiché andiamo a montare il tubino all'interno dell'estrusore. Quindi ragazzi, abbiamo montato gli estrusori, abbiamo montato i tubini guida del filamento, non ci resta che andare ad installare le bobine del filamento PLA che abbiamo trovato all'interno della confezione. La bobina di destra deve andare nel tubino di sinistra, eh? Facciamo andare fin quando sentiamo che si blocca. Ok, e infileremo la bobina di sinistra nel tubino di destra. Allora, dal punto di vista pratico, le bobine posteriori non sono comodissime. Io trovo molto più comode le bobine quelle messe sopra la stampante, tutto molto più semplice e pratico. Però dal punto di vista estetico sicuramente è una cosa nettamente migliore, perché comunque quando avremo la stampante frontale a noi è come se la bobina di plastica non esistesse. Però allo stesso tempo non è praticissima, anche quando dobbiamo sostituirla comunque dobbiamo spostare la stampante per accedere alla parte posteriore per sostituire la bobina. Perfetto, i due filamenti sono in posizione e sono pronti per essere estrusi. Quindi andiamo a girare la stampante, andiamo a collegare il cavo di alimentazione. Perfetto, cavo installato e la stampante è pronta per essere accesa. Dietro, dove abbiamo collegato il cavo, abbiamo l'interruttore generale che andiamo ad accendere. Ecco che si sta accendendo il display, quindi sta caricando il sistema operativo e ci dice che non abbiamo nessuna card inserita. Perfetto, abbiamo anche l'illuminazione interna, ovviamente, perché comunque essendo completamente chiusa sarebbe molto buia all'interno, quindi per vedere come sta venendo o non sta venendo la stampa. C'è una fila di LED qua dietro che appunto illumina tutto l'interno della camera di stampa. Ah ok ragazzi, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa, che per far entrare il filamento nell'estrusore, una volta che il filamento l'abbiamo spinto fino in alto, bisogna farlo prendere dall'ingranaggio ovviamente, o dalla ruota dentata, chiamiamolo come vogliamo, e per fare questo dobbiamo andare a cliccare il pulsante qua sopra e andare a spingere ovviamente il filamento. Andiamo a leggere il manuale di istruzioni che ci dice cosa fare come primo passaggio. Allora, ci dice di andare a caricare il filamento, quindi andiamo a selezionare Tool. Perfetto, bellissimo il display touch, davvero ben fatto, con queste icone belle grandi, davvero davvero bello. Quindi a questo punto andiamo a fare filament. E qua possiamo dirgli se vogliamo caricare il filamento di destra o di sinistra. Quindi, e qua possiamo dirgli se vogliamo caricare il filamento di sinistra o di destra, perché magari ne dobbiamo caricare solo uno o entrambi. Quindi ovviamente i due filamenti sono separati perché abbiamo due estrusori. Quindi andiamo a caricare quello di sinistra. Vedete che gli estrusori si spostano all'esterno della stampante. Non so cosa stia facendo, anche perché io sto seguendo il libretto di istruzione che mi dice a questo punto di fare questo. Ok, vedete che si muove prima quello di sinistra e poi quello di destra, perlomeno alla mia destra, guardando in faccia la stampante. Ok, adesso vediamo che l'estrusore si sta riscaldando, guardate qua il display, abbiamo 128 gradi, deve arrivare a 2,30. Quindi abbiamo una barra graduata, il display è davvero davvero bello, ben fatto, molto intuitivo. Ecco, vedete che sta scendendo il materiale dall'estrusore di sinistra, la mia sinistra, quindi
A questo punto il colore bianco sta scendendo, possiamo andare a fermarlo. Adesso non ci resta che far scendere il materiale anche da quello destro, sempre andando a schiacciare il pulsantino dell'estrusore e facendo prendere il filamento all'ingranaggio dentato. Quindi, una volta che abbiamo fatto questo, andremo a fare il load anche all'estrusore di destra e aspettiamo che parta il riscaldamento. Ok, è partita la musichetta che ci avvisa che è arrivato in temperatura e vedete che sta iniziando a estrudere il filamento blu. Quindi ne è sceso abbastanza, andiamo ad interrompere. Quindi i due estrusori adesso sono carichi e pronti per iniziare a stampare. Ma seguendo il manuale di istruzioni adesso dovremo fare il livellamento del piano. Quindi andremo a cliccare su Level, ok. Aspettiamo che gli estrusori facciano quello che devono fare, il carrello fa i suoi allineamenti, non so cosa stia facendo, ma adesso seguiamo le istruzioni che ci spiegano cosa fare. Allora, il piatto è salito al massimo, quindi possiamo fare next, il piatto scende, ok, si sposta il primo estrusore, perfetto. A questo punto dobbiamo andare a regolare la distanza usando il foglietto che ci viene dato in dotazione tra l'estrusore e il piatto. Quindi andiamo ad avvitare per allontanarlo perché è molto vicino. Vedete che il foglietto non ci passa, quindi andiamo ad avvitare. Ok, adesso ci passa e andiamo a trovare la distanza ideale. Perfetto, quindi facciamo avanti. Adesso stessa cosa, muovendo ovviamente la vite che abbiamo qua in fondo. Quindi andiamo ad allontanarla sempre, ok. Ricordatevi che il foglietto si deve muovere, ma non deve grattare da fermarsi, però non deve essere neanche troppo distante, quindi non è che si deve muovere perché l'ugello è altissimo, si deve muovere sentendo una leggera pressione sul foglietto o proprio una minima pressione sul foglietto. Quindi così è a posto, andiamo a fare avanti, andiamo anche qua ad avvitare la ruota, perfetto, così vedete che faccio fatica a muoverlo perché gratta, quindi mi allontano un po' fin quando si muove, perfetto. Quindi facciamo avanti e vedete che il foglietto si muove in maniera libera anche nella parte centrale. Quindi facciamo fine, poi continuiamo la calibrazione dell'asse Z, gli diciamo sì. A questo punto possiamo fare la calibrazione, come vedete, tutti gli assi, calibrazione X, Y e Z. Proviamo a fare la calibrazione dell'asse X, lo fa ovviamente in automatico, è una delle novità di questa stampante rispetto alla versione precedente, che ha queste calibrazioni sull'asse X e Y automatiche. Allora ragazzi, adesso la stampante sta portando il piano in temperatura a 50 gradi, sta arrivando a 46, perfetto, il piano in temperatura, adesso è iniziato a scaldare i due estrusori, quindi i due estrusori devono arrivare a 230 gradi, dopodiché dovrebbe tirare una linea lasciando ovviamente il filamento di plastica sul piatto per vedere se la calibrazione è perfetta. Ci siamo, tutto è in temperatura e adesso vediamo come sta estrudendo. Vedete qua sopra che sta tirando una linea, dopodiché si sposta l'estrusore di destra, parte quello di sinistra che tira anche lui una linea. Adesso a questo punto possiamo andare a fare una calibrazione di fine dell'asse X. Per fare questa calibrazione i due filamenti estrusi dai due estrusori devono essere completamente allineati per essere allineati e quindi essere una calibrazione perfetta. Quindi in questo momento non lo sono, quindi vado a spostare mettendo meno di qua e facendo una prova di verifica. Vado a togliere questa plastica, facciamo ancora verifica. Direi che quasi ci siamo, ma farei ancora un pochino verso sinistra. Ragazzi, ci siamo. Direi che adesso l'asse X è perfetto. A questo punto dobbiamo andare a allineare l'asse Y. Quindi andiamo a rimuovere la plastica. Ok, calibrazione avvenuta, sì. Perfetto, e adesso a questo punto bisognerà calibrare l'asse Y nello stesso modo, quindi le due estrusioni devono essere perfettamente allineate. Ok, vedete che sta rilasciando
la prima linea l'estrusore di destra, adesso farà la linea ovviamente l'estrusore di sinistra. Vediamo come sono le due linee. Ragazzi, in questo caso mi è andata bene, sono praticamente perfette, sono già allineate, meno male, perché nella asse X c'è stata un po' di regolazione di fine da fare, quindi facciamo ok, Y calibrazione completa, usciamo. Ok ragazzi, adesso tutto è pronto per fare la prima stampa. Ovviamente ne faremo una di quelle che c'è all'interno della SD che ci viene data in dotazione, però direi che questo video però finisce qua. Ovviamente vedremo la recensione e diciamo la stampa in un prossimo video, per come stampa, per qualità di stampa, per praticità di stampa, quindi tutto lo vedremo in un altro video, perché oggi diciamo che abbiamo già dato abbastanza sia dal punto di vista della lunghezza del video che di tutto quello che abbiamo fatto e visto di questa FlashForge Creator Pro 2, quindi con i vantaggi del doppio estrusore separato, delle linguette che puliscono gli ugelli degli estrusori e della calibrazione dell'asse X e Y fatta in maniera molto molto precisa. Questi sono diciamo i vantaggi principali rispetto alla prima versione, e direi che sono vantaggi non indifferenti, soprattutto i due estrusori separati. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo unboxing e primo avvio di questa stampante della FlashForge Creator Pro 2, link in descrizione se volete dargli un'occhiata, se siete interessati all'acquisto, lasciatemi ragazzi, se il video vi è piaciuto, un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porterò novità, curiosità di questa stampante, di altre stampanti, di droni, di tutto, tutto quello che mi capita per le mani lì lo vedete in anteprima, quindi tante curiosità, tante cose che faccio lì le vedete tutte. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao ragazzi!